Ciao e benvenuti o bentornati sul mio canale. In questo video andiamo a scoprire i significati divinatori base dell'imperatore abbinato ai restanti 21 arcani maggiori dei tarocchi. Iniziamo dal matto. Imperatore, più matto segnalano una involuzione, il fare un passo indietro e può quindi fare riferimento ad una situazione che fatica ad andare avanti. Una relazione che non migliora oppure un lavoro che va deteriorandosi. In generale fa riferimento ad una persona che non si lascia consigliare, non accetta di farsi aiutare e non ascolta nessuno. Può indicare un vero e proprio colpo di testa, una sbandata, una decisione presa con troppa leggerezza. Con il bagatto segnala per lo più una collaborazione, una unione che si rivelerà decisiva per il consultante. Indica infatti aiuti esterni, crescita, il mettere in atto dei progetti fermi magari da molto tempo. Può indicare una relazione che finalmente evolve in qualcosa di più stabile, più maturo. Se il consultante si trova in difficoltà, questo è il momento di lasciarsi aiutare da una persona che gli sta vicino, grazie alla quale potrà superare delle difficoltà temporanee. Con la papessa siamo in presenza di una coppia di carte che invita alla mediazione, a non limitarsi a prendere posizione senza valutare altre possibili soluzioni. L'imperatore con la papessa segnala infatti in generale la necessità di venirsi incontro, di trovare un punto d'incontro, di non limitarsi a dettare soltanto le proprie regole, ma ascoltare anche l'altra persona e solo in un secondo momento prendere delle decisioni. Con l'imperatrice siamo in presenza di una bella coppia di carte. Imperatore e imperatrice segnalano infatti una unione solida, un avanzamento, segnalano produttività. In generale, l'avanzare di un progetto, di una relazione, di un lavoro, di un percorso di studio. C'è sintonia e c'è accordo nella coppia. Non è il caso di preoccuparsi, in quanto l'altra persona è perfettamente in sintonia con il consultante. Inoltre può segnalare il momento giusto per prendere una decisione importante oppure dedicarsi ad un nuovo progetto. Con il Papa, l'imperatore segnala un periodo tranquillo, un periodo di serenità. Il consultante può seguire i consigli di una persona saggia, un parente oppure un amico. Può segnalare in alcuni casi la necessità di farsi guidare, di farsi consigliare prima di prendere una decisione, magari perché non siamo perfettamente lucidi o comunque convinti di quello che vogliamo fare. Con gli amanti siamo invece in un momento di indecisione, di blocco. Il consultante fa fatica a prendere una decisione riguardo ad una situazione importante, perché non è sicuro, è incerto e non ha ancora fatto le sue valutazioni. È quindi il caso di dedicarsi con maggiore impegno alla risoluzione di un problema, di una situazione che si trova in fase di stallo. A volte non è possibile accontentare tutti, ma una decisione va comunque presa. Con il carro siamo praticamente alla fase successiva rispetto all'abbinamento precedente. C'è probabilmente una scelta da fare, ma questa volta il consultante ha le idee chiare su cosa fare e come avanzare, e questa scelta si rivelerà quella vincente. Non è più il momento di avere dubbi e incertezze, anche se non ne siamo ancora del tutto convinti, una scelta dentro di noi è già stata fatta e si rivelerà quella più corretta. Con la giustizia siamo per lo più in presenza di un uomo che in apparenza può sembrare duro, troppo autoritario e che non accetta compromessi. L'imperatore con la giustizia fa inoltre riferimento ad una persona in grado di aiutare il consultante, consigliarlo, ma anche ad aiutarlo materialmente. Inoltre questo abbinamento indica per il consultante una soddisfazione in arrivo. Se magari abbiamo ricevuto un torto, una ingiustizia, stiamo per ricevere in ogni caso una soddisfazione.
l'eremita, l'imperatore fa riferimento in particolare ad una questione che risulta in sospeso da molto tempo. In generale si può riferire sia al piano professionale che a quello sentimentale ed indica una situazione ferma da tempo che però finalmente sta per smuoversi. Anche se abbiamo atteso tanto, finalmente le cose stanno per cambiare. Dobbiamo avere soltanto ancora un poco di pazienza. In alcuni casi l'imperatore con l'eremita può suggerire di rallentare un po' il passo, di prendersi una pausa e di non avere fretta. Con la ruota della fortuna siamo in presenza di un buon abbinamento, in quanto le parole chiave sono successo, trionfo, momento propizio, quindi non c'è in realtà nulla per il quale preoccuparsi, ma piuttosto mettersi all'opera e dedicarsi a qualcosa che magari abbiamo un po' trascurato, perché la fortuna è dalla nostra parte ed è il momento di agire. Il successo è assicurato. Con la forza siamo in presenza di una situazione che richiede il nostro diretto intervento. Di qualsiasi cosa si parli, non aspettiamoci grandi aiuti dall'esterno. La situazione è nelle nostre mani e abbiamo in ogni caso capacità, strumenti, quindi tocca a noi agire per risolvere una situazione in sospeso. Può indicare un'attesa inutile, come detto, perché tocca a noi prendere l'iniziativa e agire in prima persona. Con l'appeso abbiamo invece una coppia di carte dal significato opposto alla coppia precedente, perché se in abbinamento con la forza siamo spronati ad agire, con l'appeso invece il consiglio è quello di aspettare, di fermarsi, di riflettere bene prima di prendere qualsiasi decisione, anche se in ogni caso abbiamo tutto il potere necessario per affrontare una questione. Questa coppia di carte suggerisce invece di pazientare, di non agire ancora, per evitare di vedere andare in fumo i nostri progetti. Con la morte, nonostante i sacrifici e l'impegno impiegato, il consultante deve accettare che non sempre tutto può andare come desidera, che non tutto può essere controllato e gestito come vorrebbe, e a volte bisogna mettere in conto anche delle sconfitte, dalle quali comunque imparare qualcosa per il futuro. Questa coppia di carte per lo più indica infatti un tentativo fallito, una situazione che non evolve come vorrebbe il consultante, così come in alcuni casi può indicare la necessità di cambiamento, di rinnovamento, il considerare una questione da punti di vista differenti. Con la temperanza i risultati ottenuti dal consultante non sono magari totalmente quelli sperati, ma questa coppia di carte indica comunque un buon risultato accettabile, un compromesso, un accordo, una situazione che tutto sommato evolve positivamente, anche se magari può richiedere più tempo del previsto. È un invito a non insistere oltre. Al momento stiamo ottenendo il miglior risultato possibile. Con il diavolo, l'imperatore avverte il consultante. Si trova in presenza di una persona ambigua, non sincera, disposta a tutto pur di arrivare al suo scopo. Che si tratti di un parente, un collega oppure un partner, questo abbinamento fa riferimento ad una persona superficiale, materialista, che non accetta compromessi ma cerca di imporre la sua volontà senza sentire ragioni. Magari una persona dotata anche di un certo potere, un certo fascino, ma che non agisce per il verso giusto e quindi è da evitare. Con la torre, l'imperatore può rappresentare scelte avventate, azzardate, un rischio purtroppo non adeguatamente calcolato. È un chiaro segno che il consultante, o comunque la persona oggetto del consulto, sta procedendo per la strada sbagliata e si ritroverà presto a dover fare i conti con le proprie scelte errate. Tuttavia l'imperatore è colui che detiene il potere, quindi magari non ancora tutto è perduto ed è ancora in tempo per evitare di andare incontro ad un vero e proprio fallimento. Con le stelle l'imperatore rappresenta i desideri, le ambizioni, più in generale un progetto al quale il consultante tiene particolarmente, ma il trono cubico sul quale siede l'imperatore
Ci ricorda di restare con i piedi per terra, di non sognare troppo, non lasciare correre troppo la fantasia, perché magari non tutto è semplice come pensiamo. Questo abbinamento fa riferimento in generale alle speranze, ai sogni da realizzare, ma allo stesso tempo consiglia di restare con i piedi per terra. Con la luna rappresenta invece i dubbi, le incertezze, un periodo di confusione durante il quale è preferibile evitare di prendere decisioni importanti per il proprio futuro, ma invita principalmente a fare chiarezza, a liberare la mente dalle incertezze e dai dubbi. Se una questione non ci è del tutto chiara, è meglio rimandare un progetto, un affare, un esame e cercare nel frattempo di schiarirsi le idee. Con il sole il consultante può procedere secondo i propri piani. La strada è libera e senza più ostacoli. Un progetto, un esame, un affare possono essere superati positivamente e con ottimi risultati. Il sole arriva ad illuminare, quindi in generale questo abbinamento segnala anche superamento di ostacoli, di problemi, un avanzamento positivo, un nuovo lavoro, una nuova conoscenza. È il momento di godere dei propri risultati raggiunti. Con il giudizio, l'imperatore per lo più segnala l'arrivo di notizie importanti che magari erano attese da tempo, una situazione che si sblocca, un riscontro positivo, una risposta attesa. Può fare riferimento ad un nuovo progetto che prende vita, così come una nuova relazione sentimentale, e può segnalare l'arrivo di notizie, messaggi, lettere. In ogni caso, per lo più, si tratta di notizie positive per il consultante. Con il mondo, l'imperatore raggiunge il massimo risultato possibile. Che si tratti di questioni affettive o professionali, questo abbinamento segnala riuscita, successo, vittoria, superamento degli ostacoli, carriera che avanza, fidanzamento, matrimonio, l'arrivo di un figlio. Così come può indicare un affare importante che va in porto, un esame superato, l'acquisto di un immobile. In ogni caso, grazie al proprio impegno, il consultante ottiene finalmente quello che desidera. Anche per questo arcano siamo giunti al termine. Nel prossimo video ci occuperemo degli abbinamenti del Papa. Nel frattempo, per qualsiasi cosa, scrivetemi sotto nei commenti oppure via mail. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!